Un libro con una copertina rigida della primissima edizione di Harry Potter, il famoso maghetto. Pensate che è stato venduto all'asta per la bellezza di 33.000 dollari. La rarissima copia di Harry Potter e la pietra filosofale è stata scoperta da un insegnante, da un docente, 12 anni fa, insieme a due prime edizioni storiche. Dopo che i Dascalibri erano stati inizialmente banditi a 3.400 dollari e a 3.000, il venditore avrebbe detto: "Direi che sono contento e un eufemismo." Sono stati venduti durante un'asta online alla Bishton Hall nello Staffordshire. Le 97 500 edizioni furono stampate con copertina rigida di Harry Potter e la pietra filosofale, la maggior parte delle quali furono inviate proprio a scuole, ma anche a delle biblioteche. Io vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, vi ringrazio altresì per la visione di questo pregiato video di oggi, breve ma incisivo. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate. Un salutone caro da Leandro, narratore italiano.